come speravamo, diciamo già verrà pubblicata, credo uscirà nelle librerie il 3 marzo, ma siamo molto 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 contente e contenti di poterlo anticipare, diciamo, questo straordinario prodotto di un pensiero molto molto complesso, ma anche molto necessario. Io vorrei dire solamente pochissime cose per non togliere tempo. Ci dispiace moltissimo, ma abbiamo dovuto per adesso, poi fortunatamente il rettorato ci sta dando un po' di sostegno nell'immaginare ulteriori forme di, diciamo, probabilmente di prenotazioni fatte con Eventbrite, ma insomma, per adesso abbiamo deciso che sull'urgenza oggi pomeriggio abbiamo gli ospiti e alcuni membri del centro presenti sulla piattaforma Zoom, e invece fortunatamente, diciamo, la registrazione avviene su Facebook. Potete lì scrivere, perché, diciamo, la grande resistenza a questa formula era che è importante per me, almeno, diciamo, sarebbe importante che le voci delle persone che vogliono intervenire si potessero anche, diciamo, ascoltare senza l'interferenza di una voce esterna che parla leggendo le domande scritte. Comprenderete. E crederete anche fondamentalmente al fatto che ce ne prenderemo cura. Per cui le domande che avete intenzione di porre ai nostri ospiti e ospiti, lasciatele su Facebook, verranno rimandate agli speakers, che sono sicura risponderanno. E, diciamo, sicuramente ne faranno buon uso, perché di buon uso, secondo me, questo incontro oggi pomeriggio è dimostrazione di un uso di quello che io vorrei, diciamo, dedicare all'amicizia. L'amicizia, secondo me, in questo, diciamo, lavoro collettivo che è stato fatto per presentare questo Under Commons, pianificazione fuggitiva e studio nero, è veramente, diciamo, un po' la stella che ha illuminato tutto il percorso. Io però personalmente vi vorrei dire che credo di aver letto nella versione italiana che proprio l'idea del nascere di questo progetto è stato fatto, diciamo, su un'esperienza di convivialità in cui si sono incontrati Fred Moten e Stefano Arni con, credo, diciamo, una persona molto vicina a Chiara di Archive Books. Si sono innamorati di questa convivialità e da allora poi si è messo in ballo tutto il progetto. Io, diciamo, ci tengo a dire che Emanuela Maltese, che è la traduttrice, è un'amica ormai, anche se giovanissima, ma di vecchia data, perché era una brillantissima studentessa del dottorato in studi culturali, che, diciamo, era un luogo prezioso per il pensiero, lo studio, proprio forse anche lo studio, come ascolterete, diciamo, sia Fred che Stefano ci indicano un po' la strada di questo studio. Noi, forse senza averlo tanto teoricamente formulato, però lo praticavamo in maniera molto intensa, e quindi è chiaro che, diciamo, poi dalle condizioni didattiche di un lavoro di dottorato, con molte, forse con tutte, con alcune in particolare, poi dipende anche da una sensibilità forse più vicino o altro. Manuela poi si è allontanata, è andata a Praga, dove da un po' di tempo ha ripreso questa sua passione fortissima per il pensiero, per la scrittura, per la traduzione. Ricordavamo che io feci al tempo un corso sulla traduzione, dove c'era Benjamin, c'era Derrida, c'era Spivak, c'erano tutte le
le menti che in una qualche maniera rendevano la traduzione una questione di per sé fortemente politica, fortemente legata al postcoloniale, anche alla questione di genere e tutto il resto. Ora, sono sicura, conosco Chiara di nuovo come un'amica che ha avuto un momento straordinario di, diciamo, di nascita, che è stato in un luogo che si chiama Paf, che è vicino a Parigi e che per me ha significato anche proprio la realizzazione di un desiderio utopico che mi porto da bambina, e sono convinta che con Chiara l'amicizia continuerà. Posso dire che l'amicizia è un po' più formale, ma sono anche convinta, visto le cose che fanno, e questa collaborazione che un po' ha fatto nascere questa riunione oggi con il Black History Month, che vede sia Justin e Angelica, proprio attivissimi, straordinari, diciamo, apritori di strade. Quindi io ne conoscevo poco di questa cosa, l'ho seguita quest'anno e veramente penso che, diciamo, sono sicura, sento che, diciamo, questo libro aprirà dei percorsi amichevoli e di collaborazione anche con loro. Con Tiziana c'è diciamo, c'è una pratica di vicinanza, siamo colleghe all'università. Mi dispiace che Tamu, per una questione di orari, non è potuto essere rappresentato da nessuno di chi ci lavora. Convinta però che Tamu è un'esperienza giovane, questa piccola casa editrice napoletana, ma sicuramente fortemente sotto l'attenzione di tutti coloro, di tutte e di tutti coloro e coloro che amano il pensiero, la lettura, la circolazione di radicalità. Quindi tutto il meglio e tutto l'augurio più forte, più sentito, che gli amici di questa impresa saranno presenti, collaboratori, vicini e affettuosi, nel senso di una preoccupazione reale per permettere a questa idea abbastanza singolare e anche a queste pratiche di svilupparsi e dare sempre più cibo al pensiero. Quindi io vedo questo incontro benedetto dall'amicizia, e proprio per con questa blessing, non so come dire, la parola in italiano è troppo carica di fatti così diversi. Questo blessing, sono molto contenta di passare la parola a Chiara di Archive Books, che in un qualche modo si muove tra Berlino, Milano e Dakar, e penso che proprio da Dakar Chiara ci dirà qualcosa per aprire un pomeriggio che penso rimarrà nei cuori e nelle menti per un po' di tempo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Silvana, grazie per averci invitato e per ospitare questo evento. Buongiorno, ciao a tutte e a tutti. Come Tiziana ha detto, parlo da Dakar, spero che la mia connessione mantenga una qualità decente, altrimenti sicuramente qualcuno mi salverà in extremis prendendo la parola. Quindi sono felicissima di poter introdurre questo libro che è stato a livello personale per me molto importante, ma che ha generato già solo nella decisione di volerlo tradurre e introdurre, diciamo, in Italia delle grandissime sinergie, delle grandissime amicizie. In primis, appunto, come già Tiziana ha fatto, Tiziana, scusate, Silvana ha fatto, voglio ringraziare enormemente Tamu, innanzitutto per la loro esistenza, perché io da tanti anni vivo appunto all'estero, ho avuto, diciamo, lo stimolo di voler, in quanto casa editrice, iniziare a produrre titoli in italiano, perché appunto magari molto presenti nella nostra produzione editoriale, ma non presenti in italiano.
in Italia insegno da molti anni e talvolta mi sono trovata nella posizione di non avere, diciamo, i testi da poter fornire in italiano. E la cosa più bella, diciamo, che è successa in questo percorso sicuramente è stato incontrare TAMU e vedere come questa nuova realtà editoriale si sta veramente occupando di andare ad aprire nuovi spazi di dialogo. Quindi sono estremamente felice di poter collaborare con loro, non li posso rappresentare al meglio sicuramente, ma intanto li invochiamo, sono qua con noi anche se non ci sono. Un'altra persona che voglio assolutamente ringraziare è sicuramente Tiziana, che sentirete parlare a breve, che ha contribuito alla scrittura di un'importantissima introduzione al libro, ma che è anche stata in qualche modo fautrice di questo incontro tra Archive e TAMU, perché infatti Archive stava in qualche modo discutendo con Stefano Arni e Fred Moten l'idea di tradurre il libro, in parallelo TAMU stava discutendo attraverso Tiziana questa idea. Quindi in qualche modo Tiziana è la persona che ci ha portato assieme, quindi sono molto molto grata per questo incontro. E un'altra persona che voglio ringraziare, che non è con noi ma che ha fatto parte di un gruppo di studio e di traduzioni che è stato attivato per poter procedere, diciamo, a questo lavoro di trasformazione del testo, del quale sentirete molto di più negli altri interventi, è Vasco Forconi, che è un curatore indipendente molto vicino ad Archive e che ha incontrato tanti tanti mesi fa, direi un anno fa quasi ormai, Stefano e Fred alla Colonie, un altro luogo molto caro a me perché è un luogo di Parigi fondato da un caro amico, Kader Attiah, un luogo che purtroppo oggi è chiuso a causa della pandemia, ma soprattutto direi a causa del mancato supporto e della mancata comprensione dell'apparato pubblico dell'importanza di uno spazio come questo. Mia figlia è arrivata, immaginavo che sarebbe successo, e quindi sono felicissima, insomma, di evocare Vasco, che ha creato questo momento di incontro perché ha incontrato gli autori alla Colonie, e evocare l'importanza della Colonie. Dopodiché cercherò di essere molto breve, visto che credo che le introduzioni dei miei figli continueranno a essere molto presenti. Voglio ancora darvi un attimo un'idea di appunto come si svolgerà il nostro incontro. Avremo una presenza anche molto importante di nuovo nella nostra produzione di Archive, un carissimo amico, un artista, un organizzatore veramente che sta facendo un lavoro eccezionale in Italia da moltissimi anni, Justin Randolph Thompson, che è il fondatore di Black History Month, che è anche partner di questo evento. Quindi Justin ci darà qualche cenno, diciamo, rispetto a Black History Month. E poi il motivo per cui abbiamo veramente avuto questo piacere anche di poter aprire il dialogo con Justin è che Justin ha fatto parte a sua volta di questo gruppo di studio e di traduzione. Allora, arrivo subito. Aspetta che se ne è una riunione. E quindi, per concludere molto velocemente, Tiziana Terranova, che farà questa introduzione appunto a partire dalla bellissima introduzione al libro che lei ha scritto assieme al gruppo Technocultural Research Unit. Emanuela Maltese, un altro incontro eccezionale di questa traduzione, la traduttrice che si è fatta carico di prendere tutto questo lavoro collettivo e mettere insieme, diciamo, i pensieri e le riflessioni di tutti. E ultima, ma solo perché in ordine di intervento, Angelica Pesarini, un'altra carissima amica, una persona di nuovo nel mio percorso personale e nel percorso di Archive molto importante, che parlerà a sua volta della sua esperienza all'interno del gruppo di traduzione. Vado offline perché altrimenti mia figlia Nina o mio figlio Usman avranno da dire altre cose e sicuramente non così rilevanti al libro, a The Under Commons. Spero di aver reso giustizia. All in all, volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno reso possibile questa pubblicazione. E voilà, rimango all'ascolto e sono qui per Q&A alla fine. Un abbraccio a tutti. Sì, grazie Chiara per questa introduzione e grazie Silvana per questa ospitalità in questo contesto. Mi chiamo Justin Randolph Thompson, mi spiace che non ho scritto il nome sotto e ho scritto quello che evidentemente appare in automatica quando arrivo io.
che sono le lettere che rappresentano Black History Month Florence e questa edizione che si chiama Ostinato. Però siamo veramente felici di questa collaborazione con Centro Studi Postcoloniali di Genere, che è una prima collaborazione da parte nostra e in un certo senso anche reso più possibile attraverso questa distanziamento sociale che ci ha portato quest'anno, che nel male ovviamente non stiamo condividendo gli spazi fisici con le persone, o raramente, però nel bene ci siamo riusciti a trovare nuove strategie di creare sintonia, nuove strategie per ricercare e pensare insieme. E per noi come Black History Month Florence siamo riusciti a creare una specie di piattaforma che sarebbe Black History Fuori le Mura, per pensare un po' alla necessità di collegare oltre questi territori che magari sono, cioè, sicuramente sono molto limitanti, soprattutto se si tratta di Firenze e basta. È nato nel 2016 Black History Month Florence con la voglia di creare una rete cross istituzionale per poter parlare di afrodiscendenza nel contesto italiano e per vedere un minimo di diversità quando si parla di afrodiscendenza, che spesso è che riceve un appiattimento soprattutto nel contesto del media, ma penso anche nella società in generale in Italia. E quindi abbiamo tantissimo lavoro da fare. Noi in 6 anni abbiamo messo insieme più di 300 eventi e abbiamo stabilito una rete che è sempre alla ricerca di nuove voci, nuove collaborazioni, e ha bisogno proprio di questo per andare avanti. E direi che proprio per questo, questa edizione che si allarga in questo modo, in un momento quando tante cose si stanno rimpicciolendo, siamo veramente felici di essere parte di questa conversazione, e io in particolar modo di far parte di questa squadra di ricerca intorno alla traduzione, che per me è stata un'esperienza che mi ha dato anche molto carico nell'esperienza di condivisione che ci trovavamo per parlare. E quindi penso che un po' la strategia e la struttura di tutto questo libro stesso, ma anche del modo in cui è stato affrontato la pubblicazione, il modo in cui è stato affrontato la traduzione, è una messa in pratica di quello che c'è scritto, e quindi per questo molto importante. Quindi io ritengo che questa idea di trovarci insieme qua a discutere e di andare in profondità di un libro che a me già mi dava da mangiare, è stato un modo anche molto importante per pensare a che modo, cioè che strategie abbiamo per affrontare nella pratica quello che leggiamo. E penso che questo è un aspetto che per noi di Black History Month Florence è molto importante. Cioè, noi siamo molto pratici, per quanto vogliamo andare in profondità a livello teorico delle cose, è molto importante anche avere un approccio che raggiunge un pubblico che va oltre al contesto accademico. E quindi per me ritengo che questa conversazione qua, il libro e questa squadra bellissima di condivisione è stato molto forte, e spero che lo sarà anche per voi in questa condivisione del libro. È un libro che apre molte conversazioni, e quindi noi come Black History Month Florence vi invitiamo a raggiungerci per far parte di questa discussione e per andare oltre il momento riflessivo di inizio. Quindi mi fermo qui e passerei la parola a Tiziana Terranova, che parlerà dell'introduzione che ha scritto per il libro, e poi magari intervengo dopo. Comunque grazie e benvenuta. Grazie mille di nuovo. Io non parlerò dell'introduzione, ma la leggerò, cioè leggerò una versione ristretta, no? Adeguata, diciamo, ai 15 minuti. Niente, voglio iniziare innanzitutto, diciamo, sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto riguardo a come è stata fatta questa traduzione e come è stata anche scritta l'introduzione, totalmente nello spirito del libro. Cioè è stato un lavoro davvero collettivo, davvero di scambio, non c'è stata una divisione del lavoro, quanto veramente un lavorare insieme. No, diceva Deleuze, non si desidera mai qualcosa, ma si desidera in un insieme. Abbiamo desiderato insieme in un insieme, e questo è stato bellissimo. Quindi ringrazio anch'io innanzitutto chi ha organizzato questo evento oggi, Silvana e Annalisa, e ovviamente Archive Books e Tamo, nella persona di Chiara e Carmine, che sono
insomma, con voi ci siamo interfacciati più direttamente. Emanuela, naturalmente, che, insomma, che conosciamo benissimo, che ha davvero, no, ci ha interpellato anche continuamente sulla traduzione, questo avanti e indietro con il gruppo, con Fred e Stefano. Quindi è stato davvero, diciamo, un lavoro di amore, una pratica totalmente nello spirito del libro. Quindi, per chi non lo conosce, pensavo che forse il modo migliore per introdurlo sarebbe davvero leggere un po' di questa introduzione che abbiamo scritto insieme. Ripeto, è stato un lavoro con un documento online, no, in cui tutti siamo intervenuti, tutti ci abbiamo messo le mani in questo periodo di valutazioni ministeriali in cui ci viene chiesto di essere autori individuali, no? Questo è un cosiddetto prodotto che non potrà mai essere valutato perché non ha un nome individuale, e di questo, insomma, sono anche particolarmente felice in questo momento. Ok, quindi questa è la traduzione scritta da vari membri della Technocultural Research Unit, che è un'unità di ricerca attiva nel Centro Studi Postcoloniale di Genere, e che ha un blog che potete trovare a www.technoculture.it, su cui, insomma, scrivono parecchi di noi. E questa è la traduzione, o perlomeno una versione ridotta dell'introduzione, che abbiamo scritto insieme per Under Commons. Si chiama Entrare nella comunità fuggitiva del Black Study. The Under Commons è un testo forse troppo recente per essere considerato un classico, eppure prezioso e potente, tanto da essere diventato in poco tempo un vero e proprio testo di culto. Se con questo termine intendiamo un oggetto di studio, concepito come attività sotterranea, appassionata, sociale e rivoluzionaria. In questo saggio gli autori esprimono il bisogno di pensare insieme le condizioni del lavoro accademico in università sempre più dominate dai principi della governance, dal linguaggio finanziarizzato, dei debiti e crediti formativi, dal precariato diffuso soprattutto nella didattica ma non solo, dalla tendenza verso la professionalizzazione dei saperi a cui si oppone, secondo gli autori, sempre più vanamente e funzionalmente la critica, e infine, specialmente in riferimento all'università statunitense, da livelli molto alti di debito accumulati dalle e dagli studenti per poter affrontare gli studi universitari. E però non si tratta dell'ennesimo libro sulla crisi dell'università, e ciò per almeno due motivi. In primo luogo perché, come Harmi e Moti osservano, l'università è diventata il modello di una più generale organizzazione informale del lavoro. In secondo luogo perché non è l'università in quanto tale a costituire la posta in gioco, o meglio, il luogo da preservare, per usare uno dei termini del libro, ma qualcosa di più profondo ed essenziale, la vita sociale dell'intellettualità di massa e la sua attività principale, cioè lo studio, o la forma sociale del pensare insieme, così come si dispiega nei sotterranei degli Under Commons che titolano il libro. Gli Under Commons sono dunque l'underground dei commons, uno spazio magico, nel senso che Isabel Stengers dà questo termine quando ci chiede di reincantare il mondo, e al contempo reale, in cui si entra quando si pensa insieme, si vive insieme, si speculi insieme. Negli Under Commons entriamo quando cerchiamo di elaborare un modo diverso di vivere insieme con gli altri, e non solo con altra gente, ma anche con altre cose e con altri tipi di sensi. E lo studio è ciò che si fa con gli altri, quando si parla e si cammina, si lavora, si balla o si soffre insieme. È la stanza degli infermieri, la cucina della mensa, il backstage del teatro, le aree dove si aggregano i riders delle piattaforme tra una consegna e l'altra, e il bagno delle scuole. Siamo andati all'università pubblica, ma era privata. Siamo andati al negozio di fotocopie, alla bottega palestinese, al Boretto, negli spazi occupati o liberati, nella libreria indipendente, e lì c'era il pubblico, lì c'era lo spazio per studiare, per pensare, per vivere insieme. Il punto di chiamarlo studio, dice Moten, è rimarcare l'incessante e irreversibile intellettualità di queste attività e di come fare queste cose e essere coinvolti in una specie di pratica intellettuale comune. Chiamare studio tutto ciò significa sottolineare come la vita intellettuale non è il privilegio esclusivo di una classe, ma qualcosa che è già al lavoro tutto intorno a noi. Una considerazione che amplifica e diversifica enormemente la storia del pensiero. Nelle parole di Jack Halberstam, che introducono la versione inglese del testo, dobbiamo tutte cambiare le cose che sono fottute, e il cambiamento non può arrivare nella forma che pensiamo come rivoluzionaria, cioè come una maschia sollevazione o uno scontro armato. La rivoluzione verrà in una forma che non possiamo immaginare,
e Moton e Harney ci suggeriscono che ci dobbiamo preparare studiando. Studiare, un modo di pensare con gli altri che è separato da quello che l'istituzione si aspetta da te, ci dicono, ci prepara a vivere in quello che Harney chiama il con e per, e ti permette di passare meno tempo antagonizzato e antagonizzante nell'Accademia dell'Infelicità. Come i due autori sottolineano, in questo libro non c'è una narrativa coerente, una teoria che inizia nel primo capitolo e finisce nell'ultimo, ma piuttosto una collezione di cose che risuonano le une con le altre, piuttosto che svilupparsi sequenzialmente. Il libro è però, innanzitutto, come sottolinea Moten stesso, una conversazione tra due autori, Moten e Harney, ma anche tra due filoni di pensiero. Il postoperaismo italiano, quello che nel testo chiamano il pensiero dell'autonomia, e la tradizione radicale nera. Una conversazione, dunque, tra pensieri minoritari, marcati dalla linea della classe e del colore, il lavoro e la blackness, cioè la nerezza. Gli undercommons a cui si riferisce il libro possono dunque essere letteralmente letti come l'intersezione tra l'Underground Railway, la rete sotterranea, che dal tardo Settecento fino alla fine della guerra civile americana aiutava gli schiavi del Sud a fuggire verso il Nord e la libertà, romanzata recentemente da Colson Whitehead in La ferrovia sotterranea. E dall'altro lato i commons, cioè non solo le terre comuni dell'Inghilterra medievale, la cui espropriazione, secondo Marx, segna l'inizio della storia del capitale, ma anche, forse soprattutto, le terre comuni di native, aborigine e indigene, dalla cui violenta espropriazione coloniale l'Occidente ha tratto le basi della sua ricchezza. In questo momento di espropriazione violenta che segna il passaggio dal saccheggio premoderno all'accumulazione moderna, nella dialettica marxista del capitale lavoro appare anche lo spettro del lavoro dello schiavo, del corpo come merce mobile, della stiva della nave e della piantagione, il cui ruolo nell'equazione del valore marxista, come ci ricorda Denis Ferreira da Silva, appare come letteralmente nullificato. Gli undercommons ci invitano a vedere i commons dal punto di vista dei colonizzati e il lavoro dal punto di vista dello schiavo, per ripensare il modo in cui oggi i commons ritornano nella forma degli undercommons, l'underground dei commons, in cui lo studio, cioè la pratica di un intelletto sociale, persiste come forma di un antagonismo generale. Bisogna anche dire però che The Undercommons è stato spesso accusato di essere un testo difficile, oscuro, che non si presta a immediate decodifiche, che è difficile da leggere, che ti costringe a fermarti spesso, di cui non sempre e immediatamente si capisce che cosa voglia davvero dire. La provocazione sfida della incomprensibilità e intraducibilità del testo si esprime come una sensazione o sentimento di inavvicinabilità, che produce effetti anche stridenti, di discordanza e perfino rigetto. È però proprio la produzione di dissonanze che ha spesso caratterizzato e dato valore a certi generi musicali, ad esempio il jazz, un riferimento culturale importante per l'estetica di questo testo, nella loro capacità di interrompere la melodia consueta e i ritmi preconfezionati dell'ascolto. The Undercommons chiede non tanto di essere letto allo scopo di inquadrarne il senso, ma di essere ascoltato per seguirne il percorso. Sospesi tra le note, attirate dagli intervalli, si insinuano altri modi per suonare e ritmare il mondo, dove un'altra forma di scrittura sostiene e nutre l'emergere di altre forme di vita. Il testo non comunica una posizione o una tesi in primis, ma letteralmente la suona. In questo modo prende forma la possibilità di una scrittura genuinamente nera, la cui nerezza va oltre l'argomento trattato o il colore della pelle di chi scrive, per affiorare invece in ciò che Toni Morrison descriverebbe come il fraseggio, la struttura, la trama e la tonalità delle parole. Come nel progetto sudafricano Sojourner, le frequenze sfuggono alla nostra visione e ascolto, diventando luoghi in cui si sentono i confini del segno, della scrittura, del suono. La rivoluzione è nera, come nei bar e i club di Chicago e Detroit. La tradizione radicale nera manovra nell'oscurità, come dice Toni Morrison, è il lato oscuro del mito bianco di derivazione europea. Il lavoro in questione, invisibile e non rappresentato, è la linea di basso che riverbera attraverso l'edificio, attirando ciò che circola ai piani superiori nello studio per produrre un mix sovversivo. Lì, nell'oscurità dei margini, come nei bassifondi urbani e nei campi della piantagione, incontriamo i fantasmi della modernità.
La forma si fa sostanza, l'estetica politica. E questa è la lezione fondamentale di una tradizione radicale che abbraccia con la stessa intensità il marxismo nero e il blues. Il cricket nei parchi di Londra e i sound system nelle strade di Kingston. I pugni neri, alzati contro il cielo ieri a Città del Messico e oggi a Portland, e al cui mosaico questo libro intende aggiungere un tassello più che rendere omaggio. E qui risiede probabilmente parte del suo fascino, come anche alcuni dei motivi che hanno spinto una comunità tutta bianca, anche se nei termini della grammatica razziale comunque etricizzata dalla sua prevalente meridionalità, qual è la True, a farne prima l'oggetto di uno studio collettivo e appassionato e poi a cimentarsi in questa introduzione. Nella continua elaborazione di strategie per sfuggire alla cattura, l'arte nera e le forme di vita che essa sostiene, ciò che Laura Harris descrive come the aesthetic sociality of blackness, si mantengono aperte e includenti, impure e attraversabile, ma non si lasciano appropriare. Piuttosto mettono chi prova ad appropriarsene nella condizione di venirne appropriato a sua volta. Non è forse un caso, dunque, che poi, con prospettive molto diverse, strumenti diversi, background diversi, per esempio, sia la Technocultural Research Unit, che ha scritto insieme questa introduzione, che il gruppo di lavoro che insieme e in continuo contatto con gli autori ha condotto questa tradizione, si ritrovino negli studi culturali, postcoloniali e decoloniali, con il loro interesse per dei linguaggi, la musica, la letteratura, la grammatica computazionale degli algoritmi, che hanno una parte di inafferrabile, di incompleto e indeterminato. È quell'eccesso su cui si aprono i mondi, in cui abbiamo intravisto per un secondo un mondo altro, meno storicamente bianco e più gioiosamente scuro, che resta irriducibile alla codifica della Universitas. E quindi questo testo ci lascia con una serie di domande che ci sollecitano a nuovi pensieri e a continuare a studiare e complottare insieme. Perché se sul tavolo mettiamo quello che abbiamo in comune, sotto il tavolo, nello spazio degli undercommons, mettiamo tutto il desiderio con cui vogliamo cambiare il mondo. Grazie. Questo è diciamo, il testo dell'introduzione di Undercommons, una sua selezione scritto diciamo, da molti e molti membri della True, che è stato un gruppo davvero nutrito. Non so se, insomma, non voglio fare i nomi, però insomma sono qui nel pubblico. No? Grazie. Lascio adesso, penso, la parola ad Emanuela, che parla, insomma, come con lei che ha diretto questa traduzione. Sì, allora, Justin, volevi dire qualcosa oppure comincio direttamente a parlare? Posso parlare tranquillamente? Sì? Vai, certo. Sì? Allora, sono molto emozionata, si vede, penso. Sia perché questo libro, che è bellissimo, necessario più che mai oggi, finalmente potrà essere letto in italiano, sia perché attraverso questo libro per me, e non solo per me, il libro stesso torna a Napoli. È una città che mi ha visto crescere come donna meridionale a un certo punto della mia vita e che attraverso il Centro di Studi Culturali e Postcoloniali che oggi ci ospita mi ha formata come studiosa, attenta alle scritture, al femminismo e soprattutto alla saggistica e alla poesia, due motivi per i quali ho detto sì alla traduzione. Ed è qui che ho studiato le teorie del femminismo, la traduzione, il corso che menzionava appunto Silvana che ho tenuto. E cito questo fatto del femminismo, soprattutto il femminismo transnazionale e intersezionale nero, perché è un fulcro importantissimo di questo libro. Questo libro è una celebrazione, una recitazione, come dice Mote nell'ultimo libro di poesie All That Beauty, è una recitazione del femminismo nero, delle donne nere. E dobbiamo anche tenere presente che sono Moten e Arnie, due amici che si sono conosciuti studiando letteratura ad Harvard. Hanno continuato poi su sentieri diversi, Moten dedicandosi più alla filosofia, all'ambito delle performance nere, e invece Arnie allo studio del management, ma hanno continuato a farlo attraverso poi la lettura di una scrittura rivoluzionaria come quella di Hortense Steelers o Gwendolyn Brooks, o Silvia Winter, Denise Ferreira da Silva, voci importantissime per questo libro, e nel caso di Arne, che ha fatto invece una tesi sugli studi caraibici, quelle afro-caraibiche di Paul Marshall, di Marlene Urbez-Philip, Jackie Alexander.
Quindi ecco, è un riferimento importante. Detto questo, ovviamente anche io vorrei ringrazio innanzitutto Tiziana Terranova, Ian Chambers e Lidia Curti per aver fatto il mio nome a TAMU. E ringrazio TAMU, una realtà veramente ricca che sta aprendo nuovi spazi a Napoli e oltre, che mi ha messo in contatto a sua volta con un'altra realtà talmente profonda, transnazionale, come quella di Archive Books. Sono veramente felicissima di questa conoscenza così fatta in questo modo. E soprattutto il gruppo che si è raccolto letteralmente intorno al libro, fatto è un gruppo che è composto da Angelica Pesarini, da Carmine Conelli, da Vasco Forconi, da Justin Thompson. È veramente stata un'esperienza nuova, uno sperimentare. Ringrazio Silvana che ho tenuto, Annalisa Piccirillo, amiche mie di sempre, spero che l'amicizia possa unirci ancora di più in queste, non solo sul versante intellettuale, e vi ringrazio veramente di cuore per avermi sostenuto in questa impresa. E un pensiero particolare poi, visto che è stato citato anche nella introduzione di True, a quelle anime vive e morte, familiari o no, che mi hanno accompagnato nelle notti di traduzioni, una in particolare a Lì, del negozietto Andalà, adiacente all'Orientale, dove si svolgeva gran parte delle mie giornate di studio. Quello era veramente studio per me. Quindi purtroppo è scomparso a causa del Covid, proprio mentre stavo traducendo uno dei capitoli più belli del libro. Il mio intervento si strutturerà in tre parti, una breve riflessione sulla traduzione del gruppo, come cos'è stato, cos'è significato, poi una non esaustiva ovviamente, perché non potrà mai essere esaustivo, questo libro è complicato e complica, però esposizione, farò una breve esposizione soprattutto dei 5 saggi, visto che l'introduzione è stata recitata da Tiziana già. C'è poi anche una postfazione che abbiamo scritto tutti insieme col gruppo di traduzione. Io invece mi concentrerò sui saggi dal primo al quinto, e poi l'ultima parte vorrei entrare in uno dei capitoli in un modo ancora più preciso attraverso un esperimento che vi propongo musicale, visto che questo libro è musica. Sulla traduzione, bene, tradurre sicuramente è un movimento, un trasferimento e un portare qualcosa da una lingua che si suppone d'altre, ma che d'altre non è, a una lingua che è mia, ma che mia non sarà mai. Questo è stato il presupposto con cui io ho iniziato a tradurre gli Undercommons, no? Non loro, non mio, una traduzione che non sarà mai mia. E in effetti dopo le prime pagine tradotte si trattava di convivere in questo movimento, cercando anche di non renderlo più un atto intimo, no? Questo essere troppo dentro il testo, questa intimità della traduttrice è stata letteralmente interrotta. L'interruzione è la prima parola chiave. Vorrei infatti fare una esposizione del libro attraverso le parole chiavi, cioè da questo libro emerge un bellissimo glossario. L'interruzione è una parola molto importante di questo libro. Rinvia alla breakness, a questa idea in the break, quindi che sia rottura, ma anche l'essere in rovina, rovina esistenziale, rovina economica, interruzione è dell'essere interrotto, ma è anche pausa, interruzione nel senso di pausa, cesura, intervallo. E infatti a un certo punto del libro Arne e Mote scrivono che oggi, e cito in apertima, lavorare significa fare senza pensare, sentire senza emozioni, muoverci senza attrito, adattarci senza discutere, tradurre senza pausa, desiderare senza scopo, connettere senza interruzione. La pausa ci ha permesso di complicare questo testo grazie alla presenza di più persone, grazie all'ascolto di musiche che sono presenti nella scrittura, ma soprattutto grazie a una scrittura complicata di per sé, che invita, come diceva anche Tiziana, a una sospensione di senso a un certo punto. Non è un libro che deve essere compreso necessariamente, ha una sospensione di parole per dirlo, di parole per tradurlo, senza però una riduzione. Non è stata la traduzione una semplificazione di questo linguaggio difficile, anzi è stato un aumento critico, una sopravvivenza, una vita in più, o come direbbe Edouard Glissant, un acconsentimento a non essere una sola cosa. Questa frase è ripresa anche nella trilogia ultima di Fred Moten, e per gli autori diventa una sorta di invocazione alla dimensione plurale d'ensemble della scrittura, e quindi di conseguenza anche a quella non assolutistica, non singolare della traduzione.
E quindi il mio compito, il compito del gruppo di traduzione e studio degli Under Commons è stato quello proprio di pausa, rottura, interruzione necessaria per praticare o meglio sperimentare, altra parola chiave, gli Under Commons. Ecco, ma dove sono, cosa sono, come sono? Vorrei brevemente farvi questa esposizione dei cinque saggi, mi concentrerò su quelle e sull'intervista anche finale che entrerà nella mia esposizione cinque saggi, visto che l'intervista finale è un testo corollario che amplifica ed estende i sei saggi. E vorrei farlo senza citare con l'introduzione di Halberstam e neanche la postfazione, ne avremo penso poi del tempo, forse durante insomma, il tempo dedicato alle domande. Quindi sono diciamo dei saggi che, come diceva Tiziana, non sono ordinati in modo lineare, ordinato, no? Sono una specie di raiuela cortasariana. Si può iniziare dal primo così come dal quinto, dal quarto. In ognuno però è importante, si sente questa interruzione, questa pausa degli Under Commons. È una parola che noi abbiamo deciso di non tradurre per abbracciare sia la polisemia, no? che racchiude, ma anche per un rinvio alla teoria dei Commons e soprattutto alle rotte percorse tracciate dalle persone schiavizzate in fuga dalle piantagioni, dalle case coloniali. Quindi ci sono questi due approcci che hanno ispirato gli Under Commons, sicuramente il post-operaismo e la tradizione radicale nera dall'altro, ma c'è anche un oltre degli Under Commons, che è un non luogo. Si parlava prima degli underground e del sotto degli Under Commons. È vero, pur prediligendo il sub, la dimensione sub, la dimensione sottoterrena delle lotte contro il potere, gli Under Commons sono anche un non luogo, o meglio una modalità sperimentale dello stare insieme con e per, due preposizioni fondamentali. Come dicono gli intervisti come dicono gli autori nella lunga intervista finale, si deve pensare agli Under Commons come a un ensemble jazzistica, come una jam session, come una prova musicale, come un gioco sperimentale, come quello infantile che usa gli oggetti in un modo estemporaneo, come un incontro improvvisato tra chi non vuole più convivere in questo schifo di mondo in cui l'abitudine al malcontento, soprattutto nell'università, preclude la possibilità di fare le cose insieme e di farle con gioia. Pertanto vedrete che in ogni saggio gli Under Commons prenderanno una nuova forma. Per esempio nel capitolo 1 c'è la forma dell'onda sonora, dell'onda di accerchiamento. Noi abbiamo avuto una discussione bellissima con Fred Moten a gennaio con tutto il gruppo di traduzione, Stefano era al telefono, è stato veramente molto bello quel momento, ed in effetti Fred Moten ci ha detto che l'intuizione di percepire il surround come una onda sonora, come un'onda di accerchiamento, è un'intuizione giusta, perché la circolarità, l'elemento acqua, l'elemento suono sono centrali nell'esperienza afro-caraibica, afro-diasporica, afroamericana. E quindi come un'onda di accerchiamento, gli Under Commons entrano nel primo capitolo per spazzare via soprattutto la politica. La politica che come una fortezza delimita, limita, recinta, decide e richiede la nostra autodeterminazione. E quindi al posto di una politica potrebbe esserci un'antepolitica o un'antipolitica, qualcosa che precede o che va contro la politica, ma anche che va contro alcune istituzioni, o meglio, che va contro ma per, allo stesso momento, un movimento di contro nell'interno, come nell'università. L'università è il nucleo da dove è nata questa riflessione sugli Under Commons e se ne parla nel capitolo 2, nel saggio 2. Purtroppo dopo il libro è stato sempre visto gli Under Commons come una raccolta sulla crisi dell'università. Come diceva Tiziana, non è sulla crisi dell'università, lo hanno ribadito più volte. Però ecco, non poteva provenire da altro luogo questa critica, perché è lì che stavano ovviamente facendo queste riflessioni e non le hanno fatte per stare nell'università, ma per stare diversamente, per fuggire all'università. E qui gli Under Commons infatti prendono la forma di un furto. Andiamo all'università per rubare. Quando è uscito il libro rido perché in un'intervista Stefano Arni dice che alcune persone hanno pensato letteralmente che questo fosse un invito a rubare i libri, rubare le fotocopiatrici, rubare tutto il materiale all'università.
non è un rubare ovviamente letterale, ma neanche simbolico, è un rubare piuttosto quello che ci è stato negato. È la dimostrazione di quello che Gayatri Spivak chiama come il primo diritto, rifiutare quello che ti è stato rifiutato. Riprendiamoci, non è un rubare, il verbo usato è steal back, quindi è un riprendersi effettivamente quello che noi non abbiamo potuto fare più all'università, e cioè stare insieme, studiare insieme, e fare critica insieme, no? E quindi questo nel capitolo 2 è importante, diciamo, questa, sempre ribadire questa modalità dello stare insieme, perché c'è questa logica della forza lavoro, ma anche il richiamo, questo richiamo continuo ad essere professionali, ad essere formali, ad essere formativi, ad essere decisi e determinati, deve essere abolito. E abolizione non è la fine di qualcosa, no? Si fugge, ecco, questo è anche importante specificarlo, si fugge non tanto dall'università, ma dentro stesso l'università, negli undercommons dell'università. E l'abolizione non è l'eliminazione di qualcosa. E citando dal libro, cos'è l'abolizione? Non così tanto l'abolizione delle carceri, ma l'abolizione di una società che potrebbe avere le carceri, che potrebbe avere la schiavitù, che potrebbe avere il salario, e pertanto abolizione non come eliminazione di qualcosa, ma abolizione come fondazione di una nuova società. Una società da rifondare dall'interno, da smuovere dall'interno attraverso la mossa della nerezza. La nerezza, nerezza e governance, si entra nel capitolo 3, che forse è il capitolo in cui la pausa della traduzione ha preso più forma, nel senso che è da lì che abbiamo iniziato e ci ha visto impegnate e impegnati, forse un mese, sarà stato un mese, sulla parola nerezza proprio, perché la nerezza di cui si parla in questo capitolo non è neanche la blackness dei black studies, è piuttosto intesa come una forza sociale, una poesis sociale, una forza creativa, una danza con l'animale, con l'animalità, con l'inimicus, che non è patologica, non c'è niente di sbagliato nella nerezza, dice Fred Moten, pensando al mentore Martin Luther Colson, a cui è dedicato il libro. E la gente nera ovviamente vi ha un accesso privilegiato, perché ha vissuto in prima persona quell'interminabile dialettica tra rifiuto e consentimento messa in moto proprio dalla nerezza, e tuttavia ne è svantaggiata, anche perché la nerezza è anche perdita, è anche spossessamento, debito, deprivazione. Viene ostacolata dalla governance, ad esempio, che non ha a che fare tanto né con il governo né con la governamentalità, ma è un laboratorio che si trova tanto nella situazione postcoloniale quanto in quella istituzionale, come nelle ONG anche ad esempio, in cui si genera quello che si dice le manchi alla nerezza, ovvero gli interessi, che a loro volta generano il debito. Debito, un debito impagabile. Siamo nel saggio 4, il saggio sul debito. È un debito impagabile quello, ad esempio, che la gente nera ha a causa della gente bianca, e il debito impagabile, per esempio, quello della studentessa che in una corsa contro il tempo cerca di estinguere il debito e recuperare i crediti. Ma c'è anche, per esempio, il debito tra madre e figlio, no? Anche questo è un debito di cui si parla. A questa idea di debito, Fred Moten e Stefano Arne rispondono con no, non aboliamo il debito. Questo debito deve rimanere non perdonato, irrisarcibile, non può essere risarcibile. È appunto un debito impagabile. Piuttosto, ad essere abolito deve essere il credito, no? È un altro modo per affrontare la questione del debito, per non abolire, ma piuttosto rimembrare il debito attraverso le pratiche sociali dello studio, no? Di quello che diceva appunto Tiziana, che sono stare insieme, condividere un pranzo, condividere una pressione, camminare, ascoltare della musica, danzare. Un altro modo è la pianificazione fuggitiva. Una pianificazione che, e siamo nel capitolo quinto, nel saggio quinto, che si ispira sempre alla fuggitività introdotta nei primi capitoli, quella furtiva delle studentesse, quella della fuga delle persone schiavizzate,
quella di chi si sottrae alla chiamata all'ordine della governance, ma soprattutto quella che va contro la policy, che come una forza stessa sistemarti, cerca di pensare al tuo posto, vuole pensare al tuo posto perché pensa che tu sia in difetto, pensa che tu sia sbagliata. Pianificare infine contro l'antinerezza, che come dice Moten ci ucciderà tutte, ci ucciderà tutti. C'è un passaggio veramente molto toccante, molto quasi intraducibile, è stato molto intenso tradurlo, in cui Moten fa una dichiarazione di fede da credente, lui dice che da credente, no? Rimango un credente come Curtis Mayfield, dico che l'antinerezza ucciderà tutti quanti, forse noi neri ucciderà di più e più velocemente, ma ucciderà anche te, bianco, più dolcemente. E diciamo, dopo questa brevissima, non esaustiva ovviamente, esposizione, ho toccato soltanto alcune delle parole chiavi, passo alla terza parte del mio intervento, che è sull'ultimo saggio, il saggio 6, e sull'esperimento che vi voglio proporre. Siamo nella fantasia, nella sfida. Vi voglio portare lì, brevemente lì, e lo voglio fare attraverso una canzone che anche prova di quello sperimentare, lo stare con e per, di cui parlano gli autori. Vorrei che vi concentraste sulla parte centrale della canzone in cui la voce di Mavis Staples fa un riconoscimento a tutti i partecipanti dell'ensemble musicale in quel momento, che è il riconoscimento che io vorrei fare a tutte le persone che sono state coinvolte in questo processo di traduzione e che lo hanno ispirato. E adesso se Annalisa mi aiuti, condividiamo questo bellissimo pezzo degli Staples, che è anche citato nel testo, che vi dà un'idea. Non si sente, aspetta. I know a place. Ain't nobody crying. Ain't nobody worried. Ain't no smiling faces. No, no. I'll take you there. Oh, no. Oh, I'll
Vi vorrei portare anche io lì. Infatti ho scelto questo pezzo proprio perché è lì che vi vorrei portare adesso, vi vorrei portare in questo stiva nella nave, nella fantasia nella nave del saggio 6. Vorrei che adesso scendessimo come una sorta di spirale, questo spiralare, una parola che è carissima al poeta Nathaniel Mackey, che è molto citato in questo pezzo, scendessimo appunto giù, dove l'esperimento degli undercommons ha avuto forse la sua versione più dirompente, più estatica, dove la nerezza come forza sociale, come danza, come movimento, ha generato un vero e proprio laboratorio linguistico sperimentale. Seguendo l'intuizione anche di Hortense Spiller e l'analisi splendida che lei fa sulla carne, no? C'era carne nella stiva della nave, non c'erano corpi. Stefano Arne e Fred Moten ripercorrono la storia della logistica moderna, nata come accumulazione e sfruttamento di quella carne. È nata con la tratta atlantica, con questo movimento di merci che potevano parlare, ma soprattutto che potevano toccarsi. E in effetti in questo capitolo si parla di questa contrologistica, della logisticalità, di questi tentativi di fuga, ma soprattutto di questi tentativi di toccarsi, di un nuovo sentire, una forma di un nuovo sentire che è anche il tocco d'amore o apticalità. La sentite questa sensazione? Si chiedono gli autori citando un'altra bellissima canzone, Danza Calypso di Black Shadow, che secondo me è meglio ascoltare alla fine, molto gioiosa. Cito adesso, faccio una lunga citazione e con questo concludo il mio intervento. Quando Black Shadow canta, la stai sentendo questa sensazione? Sta chiedendo qualcos'altro. Sta chiedendo di un modo di sentire attraverso le altre, una sensazione per sentire le altre sentire te. Questo è il sentire insorgente della modernità. La sua carezza ereditata, la sua parola pelle, il suo tocco lingua, il suo discorso respiro, il suo riso mano. Questo è il sentire che nessun individuo sopporta e che nessuno Stato tollera. Questo è il sentire che potremmo chiamare apticalità. Apticalità, il tocco degli undercommons, l'interiorità del sentimento, il sentire che quello che deve arrivare è qui. Apticalità, la capacità di sentire attraverso le altre, affinché possano sentire attraverso te, affinché tu possa sentirli sentire te. Questo sentire delle vite deportate e stivate non è regolato, o almeno non con successo, da uno Stato, una religione, un popolo, un impero, un pezzo di terra, un totem. O forse potremmo dire che tutte queste cose sono ora ricomposte sulla scia e nella veglia delle vite invade. La pelle, contro l'epidermalizzazione, percepisce il tocco. Gettate insieme, toccandoci l'una con l'altra, le nostre vite hanno visto negarsi ogni sentimento, negarsi tutte le cose che avrebbero dovuto produrre sentimento, famiglia, nazione, lingua, religione, luogo, casa. Sebbene le nostre vite siano state forzate al tocco e costrette a essere toccate per percepire ed essere percepite in quello spazio di non spazio, nonostante sentimento, storia e casa ci siano stati rifiutati, sentiamo l'una per l'altra. Un sentire, un sentimento con la sua propria interiorità, lì, sulla pelle, un'anima non più dentro, ma lì, affinché tutti possano sentirla, affinché tutte possano commuoversi. Questa è la nostra apticalità, il nostro tocco d'amore. Questo è amore per le vite rubate, amore come vite deportate. Grazie mille. La canzone penso che sia meglio metterla alla fine, anche perché è molto lunga, ma è secondo me anche necessaria sentirla. Questo Are You Feeling the Feel? Molto bella. E adesso magari Angelica puoi darci un piccolo momento della tua esperienza come parte di questo gruppo di studio, che è stato veramente appunto un momento molto, molto forte per tutti noi, ognuno l'ha sicuramente vissuto in modo diverso e sarebbe molto bello appunto poter avere una tua, come dire, presenza rispetto a questo lavoro. Allora, io spero di non, ecco, perché Emanuela veramente mi hai emozionata, quindi insomma... A me.
Ok, scusate. Oddio, Giassi, magari parli tu, dai. Va bene. Va Angelica, bene. Stiamo piangendo tutti, non solo ti diamo un po' di tempo, però mi mette anche a me. Poi mi mette anche a me in un contesto dove vuoi mettere, sono uno che ho delle sfide con l'emotività. Metto l'emotività nella mia arte, nella mia musica, e raramente nella mia vita quotidiana, quindi anche una sfida. Dai. Io provo a coglierlo però qui. E io, a parte tutte le cose che faccio nella vita, insegno anche un corso di disegno, ho insegnato disegno da 20 anni, e una delle cose che dico sempre agli studenti è che mi chiedono quando finisce, cioè quando è finito un disegno, quando è completo, e io dico sempre che è finito quando smettono di rispondere. Cioè, finché rispondono va avanti, e io penso che cioè, per questo potrebbe essere eterno, no? E una delle cose, io avevo un po' pensato a cosa raccontare di questa esperienza e come introdurre il mio coinvolgimento nel progetto, e ovviamente avevo scritto un paio di riflessioni, però penso che in questo contesto, soprattutto con l'intervento di Emanuele, è meglio rispondere in qualche modo, no? A riflettere, cogliere quell'attimo di risposta, che penso che sia molto utile. E secondo me, venendo fuori anche da Mavis Staples and the Staple Singers, ed è un punto di partenza, secondo me, molto utile per noi, perché ci porta su tanti livelli diversi. C'è un lato della musica dei Staple Singers che bisogna ricordare che è una famiglia che suona insieme, no? E quindi questo è già qualcosa, cioè questo non sono solo cantanti con un gruppo, ma questa è proprio una famiglia che suona. E quindi quando Mavis chiama il pianoforte, dice suona il pianoforte, no? Dopo che ha già chiamato tutto il pubblico a cantare insieme, chiama il pianoforte, dice suona il pianoforte, e poi non chiama la chitarra, dice daddy, chiama suo padre, perché suo padre è chitarrista. E quindi ci sono questi strati che sono dentro quella canzone, dentro quel modo di esprimersi, che alcune delle cose sono un po' in codice, magari sono cose che devi sapere per riconoscerli, e altri sono proprio lì per tutti noi a entrare e rispondere come vogliamo. E io penso che è una cosa importantissima questo modo di cantare, questo modo di pensare al pubblico, cioè con chi stiamo parlando. E in realtà viene da un contesto super lungo negli Stati Uniti, e penso che si ritrova molto spesso nel contesto del libro. Per me, quando si parla cioè tanta gente dice che the Staple Singers nascono nella chiesa afroamericana. Però in realtà tutto quello che nasce nella chiesa afroamericana nasce prima della chiesa, nei campi, nasce nei navi, cioè sono forme di scambi, di comunicazione che sono un po' dentro il DNA a un certo punto. Non sono più della chiesa, come non sono più del campo. E io ritengo che c'è il modo in cui, siccome io vengo anche da un background molto musicale, quando ho cominciato a parlare con tutto questo gruppo sulla traduzione, mi ha portato anche a pensare al modo di scambiare parole nelle tradizioni folk del canto di campo, che da noi si chiamano field hollers, alcuni, che sarebbero, si può dire grido, ma non è esattamente quello. Comunque possiamo dire holler di campo. E l'holler di campo in pratica è un richiamo che potrebbe servire semplicemente a chiamare qualcuno a cena, ma è un richiamo, è un chiamo per chiamare insieme le persone. E questo chiamo non è solo un suono, un canto che viene da una persona, però ci deve essere una risposta, ci deve essere un movimento. E quindi cioè, quando c'è questo chiamo, se non c'è una risposta, in un certo senso non sta funzionando.
In più c'è il fatto che quando si parla di canti che nascono nei campi hanno tantissime funzioni diverse e io penso che vedere il libro anche attraverso questa lente è importante perché da una parte è un sollevare gli spiriti, no? È un mettere in atto un suono che anche senza le comunicazioni delle parole stesse solleva il spirito. Poi da un'altra parte c'è il fatto che il canto ha un ritmo e quindi ci porta a capire come possiamo essere più in sintonia l'uno con l'altro. E poi da un'altra parte ancora ci sono i contenuti, i messaggi che sono all'interno di queste parole e non solo le parole che sono all'interno di qualcosa che qualcuno dice, ma anche la risposta, perché noi possiamo rispondere come vogliamo. Cioè nel campo, se si ascolta queste registrazioni vecchie, qualcuno interviene e si capisce subito che non è strutturato e non è stato pensato. E lì magari cambia anche completamente il ritmo, ci porta su un'altra strada, però è una risposta. E secondo me questa cosa qua è stato un aspetto molto forte del chiamo che ha fatto questo libro e il modo in cui ci troviamo insieme. Ci sono delle, cioè io sono, come dicevo, sono un artista visivo e forse può essere importante dire che quando mi hanno chiesto di partecipare a questo gruppo di traduzione, conoscendo il testo e mi sono fatto un po' di domande perché è super complesso in inglese, è un lavoro intenso solo leggere da solo. Però poi ho cominciato a pensare al modo in cui magari era proprio il leggere da solo che era problematica. E il fatto di dover leggere insieme, di dover scambiare parole su significati, sulle parole, significati, queste cose insieme. E poi ho pensato, mi ha fatto un po' di angoscia anche il pensiero che io, quando ero bambino, mi hanno dato un soprannome. E questo soprannome era Mr. Correct All. Quello che corregge tutto, no? E quindi io ero quello stronzo che in qualsiasi situazione loro dicevano una cosa e dicevo, ma con questo cosa vuoi dire? Cioè, quella parola lì è esattamente quello che volevi usare? Cosa mi stai chiedendo esattamente? Ero sempre quello che rompevo le scatole per le precisioni delle parole. E quindi io mi immaginavo in un gruppo di traduzione, dicevo, sarà un po' peso, no? Perché io sono uno molto fissato, evidentemente, da sempre, con l'utilizzo delle parole. Però anche lì non avevo visto o pensato al fatto che quello che facevo da bambino era fare delle domande per entrare in dialogo con le persone sulla specificità delle parole che usavano loro. E quindi in un certo senso torna tutto, no? E io penso che molto spesso nell'ambito professionale e accademico siamo invitati a essere professionali, ad essere precisi, a creare un senso di focus su un soggetto dove siamo esperti. E questa è una cosa che succede, stranamente, anche nella didattica intorno all'arte visivo. Quindi io ho studiato la pittura, sembrerebbe strano che c'è anche lì, ma c'è anche lì. Io ero un artista che lavorava, come tuttora, in 1000 campi diversi, su 20.000 progetti nello stesso momento, e tutti i miei professori mi dicevano no, devi tagliare, devi lavorare su questo. Questo devi elaborare la tecnica, devi sviluppare le strategie per questo lavoro qua. E io non li ho ascoltato. E tutt'oggi non ascolto, perché per me era la voglia di trovare più strategie di affrontare questo mondo, più strategie per entrare in dialogo, più strategie per vedere anche cosa nasce se sperimentiamo in questo modo. E poi era anche magari un amore di essere un dilettante. Cioè a me mi faceva piacere non essere un professionista in questo campo, non essere il pittore con la tecnica più sviluppato. Cioè, mi piaceva il fatto di poter, cioè lo spazio che ti regala essere dilettanti. Cioè, io non mi considero un musicista, anche se suono da sempre, perché mi piace quel non essere un musicista, mi piace quel modo di essere uno capace di esprimersi attraverso la musica, ma non proprio un musicista.
no? E queste sono cose, magari mi devo considerare anche solo in parte artista, non lo so, perché sono cose secondo me molto importanti in questa, in quest'ambito che possiamo usare. E questo penso soprattutto, vi racconto solo una breve esperienza di una conferenza che forse si lega poi anche a noi, al nostro lavoro e a questo che è stato il gruppo di traduzione, perché sono stato, io ho partecipato in tante conferenze e ho insegnato a tanti corsi e nell'ambito più stretto e accademico mi trovo molto spesso nelle conferenze dedicate alla storia dell'arte, dove sono molto spesso l'unica artista a parlare. E dopo tantissimi anni che, quando io dicevo voglio parlare della mia ricerca, dicevo no, tu vieni, però parli della tua arte, no? Dopo che è stato aperto questo invito di parlare della mia ricerca, che in realtà è la mia arte, ho notato che a fine conferenza uscivo fuori carichissimo, ma non avevo la gente con cui scambiare queste cose. Tutta quella gente era dentro quella conferenza, con queste conoscenze, con queste idee. E mi sono chiesto, allora, come si può fare a far arrivare oltre queste mura qua, la gente che frequento tutti i giorni, queste riflessioni qua? Come si può fare che tutta questa gente si mette in discussione con me e con noi? E in più... è successo una cosa a una conferenza qua a Firenze, a Villa Itatti, dove alla fine della conferenza mi conoscevano e quindi ero lì come pubblico, non parlavo io. E qualcuno ha detto, ma come si può fare a far sì che queste conversazioni escano da queste mura? E in effetti eravamo dentro una villa, su una collina, fuori Firenze, cioè, proprio... E in più non c'era esattamente un pubblico, il pubblico era la gente che parlava, poi c'era qualcuno. Ma... E loro, qualcuno ha detto, Justin, te che dici? No? Sicché mi è venuto in mente che magari ci servono più strategie per condividere, per trovare queste vie di uscite, perché non si sa che non siamo solo noi a aver bisogno di questo tipo di scambio, di questa possibilità di entrare in un dialogo critico o anche leggero. Abbiamo bisogno di questa interfaccia con le altre realtà e soprattutto in questo momento qua, che penso che siamo tutti un po' chiusi e io, come tanti, sono dietro lo Zoom tutto il giorno, però trovo che creare questa situazione, soprattutto come questa introduzione qua, che... è creato con una certa idea in mente, però ci sentiamo comunque liberi di entrare dentro e affrontare esattamente come vogliamo in questo momento di fronte a questo pubblico con voi. E questo penso che è un senso che è scritto nelle parole del libro e è stato messo in pratica e in atto nella traduzione e anche dalla voglia di Tamu e di Archive Books di venire insieme, non fare una cosa da soli, ma venire insieme. Quindi, tutta questa strategia di condivisione trovo una cosa che mi ispira moltissimo e che ci porta verso, spero, delle strategie, delle pratiche che possiamo applicare in tutta la vita. E quindi io vi invito a leggerlo, se nient'altro, per questo. E poi direi anche perché ci porta sulle strade dell'ambiguità, che è una cosa che troppo spesso è vista come una cosa brutta, perché penso che l'ignoranza è vista come una cosa brutta. E io penso che arrivare sull'ambiguità e sapere di non sapere è una cosa invece che dobbiamo apprezzare molto di più e riconoscere che siamo tutti quanti ignorantissimi alla maggior parte delle cose che succedono nel mondo. E queste sono cose che secondo me ci aiutano a pensare all'ambiguità come uno spazio per la conversazione. Quindi passo parola a Angelica, che sperando di non aver fatto più danno. Grazie Justin, no, mi sono mutata, sono scomparsa, ti ho ascoltata però e insomma grazie per queste parole. Scusate, sì, un'emozione, è strano pensare come un testo insomma così complicato, che a volte è un po' odiato, vi devo dire la verità, per quanto complesso era, possa poi creare insomma tutta una serie di emozioni una volta che davvero centri dentro
dentro. Quando ci entri dentro è un po' mind blowing, devo dire la verità. E poi ecco, il lavoro fatto insieme è stato bellissimo, è stato intenso, è stato difficile, è stato faticoso. Mi ricordo le chiacchierate notturne tra me e Manuela alle 4 del mattino, dato che siamo entrambe molto notturne, purtroppo, per fortuna, quindi lei era sempre online, io ero sempre online a fare questa traduzione. Ed era interessante vedere come lo stesso testo, la stessa riga e la stessa parola veniva vista da ognuna di noi in maniera diversa, e ogni versione completava l'altra. Quindi ecco, Emanuela ha dovuto davvero fare un lavoro pazzesco. Forse anch'io vi vorrei un po' restituire magari le parole che ho scritto nella postfazione. Spesso le parole parlano per me, quindi vorrei usarle per farvi capire un po' qual è stata la mia esperienza in questo viaggio. E quindi ecco, nella postfazione ho scritto alcune considerazioni. Leggere, discutere, capire e tradurre la complessità delle parole racchiuse in Under Commons è stato come imbarcarsi in un lungo viaggio dalla destinazione incerta. Molti infatti sono stati mesi di riflessione trascorsi su ogni capitolo, ogni paragrafo, ogni frase. E come in ogni vero viaggio, la meta non è stata la destinazione. Se il viaticum latino da cui deriva la parola viaggio si riferiva a ciò che ci si porta dietro, la provvista necessaria per intraprendere e sopravvivere a un cammino dall'esito incerto, anche in questo caso il nostro viaggio si è materializzato lungo la via, rivelandosi un viaggio in grado di mettere in discussione, di turbare, di scalfire visioni e convinzioni. Tuttavia è stato un cammino capace di far scaturire riflessioni nuove e pensieri rivoluzionari, fornendo una ricchezza epistemologica inestimabile. E sono proprio i luoghi del sapere e dunque del potere uno dei temi portanti di questo volume, le cui considerazioni possono rivelarsi destabilizzanti, in grado di produrre un senso di stordimento. Dell'università, infatti, gli autori forniscono una critica decisa. Una sola relazione, ci dicono, si può avere con questa istituzione del potere, una relazione criminale, in cui bisogna rubare tutto il possibile, usufruire dell'ospitalità e ostacolarne la missione per essere nell'università, ma non dell'università. Nell'università, ma non dell'università. Questo è infatti il percorso dell'intellettuale sovversiva, perché l'università necessita del suo intelletto, del suo lavoro, anche se tramite l'uso di una meravigliosa semantica dalle sfumature poetiche, apprendiamo che l'università non riesce a sostenere ciò che la sovversiva porta con sé, nonostante necessiti la sua presenza, ovvero «The university needs what she bears, but cannot bear what she brings». Si avverte dunque una critica verso l'universitas e i suoi processi di professionalizzazione, che da un lato sono in grado di creare condizioni lavorative e accademiche talmente avverse da rendere lo studio quasi impossibile, e dall'altro comportano la produzione e l'esportazione di una forza lavoro universitaria nelle industrie creative, che, come afferma Harney, viene usata precisamente per prevenire lo studio. La dimensione materiale gioca ovviamente un ruolo fondamentale, poiché la studentessa, carica di debiti e interessi, si formerà intravedendo nel proprio debito la fonte del futuro credito, un credito che le consentirà di perseguitare altre debitrici, di privatizzare, di chiedere ulteriore credito, di gestire il debito. La fuggitività si impone allora come arma di resistenza delle comunità clandestine di Maroon, che si incontrano nell'Under Commons, un terreno oscuro e radicale. Qui si sovverte il lavoro dei piani alti, si mette in discussione l'oggetto della conoscenza. Qui si raccontano conoscenze alternative anche se non si ha accesso ai libri. Qui non si verrà mai pubblicate né si avrà mai credito. Ma è proprio in questa dimensione che fermenta quella pianificazione fuggitiva in cui il lavoro viene portato a termine, dove il lavoro viene sovvertito, dove la rivoluzione è ancora nera, ancora forte. E allora il viaggio continua. Grazie. Grazie a te, Angelica. Grazie molte. È difficile probabilmente
trasmettere quanto lavoro è stato fatto e quanto è stato questo momento di studio arricchente per ognuno di noi in diversi modi. E credo che forse l'intuizione iniziale di voler procedere in questo modo e di quindi rendere questo momento più collettivo fosse anche un momento di preparazione quasi a potersi, come dire, portare poi questo libro in tutti quelli che saranno i passaggi a partire da questo momento, per poterlo in qualche modo condividere con diversi gruppi, con diverse persone che pensiamo e speriamo che come noi possano essere toccati profondamente dai contenuti. Quindi è stato sia un momento strumentale alla traduzione, ma secondo me anche un momento strumentale a preparare tutti quelli che hanno fatto parte di questo processo di studio anche a tutto quello che verrà poi, no? Perché in fondo questa sì, la pubblicazione è arrivare al momento in cui il libro diventa pubblico e viene condiviso, ma è anche poter portare i contenuti oltre a quel momento, insomma, di formalizzazione del libro. Per cui sono veramente grata a tutti quelli che hanno fatto parte di questo ensemble. Manuela, tu vuoi adesso l'altro pezzo di musica? Sì, magari possiamo metterlo adesso, visto che... Diciamo, non lo so, non sto controllando Facebook, ma forse, diciamo, dei 21 partecipanti adesso, qualche su Zoom, io vorrei chiedere una cosa, ma voglio dire, ovviamente, insomma, con tutto, aprendo il floor a qualsiasi tipo di domanda, anche semplicemente di ringraziamento di quanto è stata bella questa presentazione. C'ho il cuore gongolante, un po' emozionato, ma proprio felice. Quindi, infatti, mi trema la voce. Mettiamo la musica, ci calmiamo un secondo e poi apriamo the floor. Ma non so se la musica calma, è quello il problema. Sicuramente, diciamo, dalla parte. Questa la musica prima mi ha distrutta, quindi insomma. Questa è una Calypso Dance, è una musica molto gioiosa, anche se il messaggio è duro allo stesso tempo, quindi possiamo metterla. Non so, Annalisa, se mi aiuti a condividerla, così danziamo un poco. C'è il problema dell'audio che va e viene. Aspetta. Vediamo. Non si sentiva? Va e viene, si sente e non si sente. Una piccola cosa tecnica, Annalisa, puoi provare quando fai condivisione schermo? In basso c'è la possibilità di attivare condividi suono, forse è questo che rende l'ascolto difficile. Anche prima non lo so, le mie conoscenze tecniche sono limitate, però credo che qualcuno dei miei studenti in uno Zoom mi abbia detto forse sì, è così, se no? Bisogna smettere lo share, poi, meglio. Poi quando si condivide in basso, prima di dire sì, c'è un pulsante che va cliccato. Della condivisione a schermo, cioè proprio condividi il suono o qualcosa del genere. Esatto. Però prima andava, giusto? Sì, anche prima non era, ha funzionato, ma non era forse perfetto, quindi magari questa volta. Sono questi momenti bellissimi, no, degli Zoom generali, dove c'è sempre qualche piccolo intoppo tecnico. Non mi dà nessuna opzione. Ne ho mandato una in chat, forse quella funziona meglio. Vediamo, tentiamo solo questo e... Vuoi provare tu, forse, ma... Vedi qua un attimo. Si vede in chat quella che ho mandato? Sì, sì. Vuoi cantarla, Emanuele? Questa si balla. Non so se qualcuno mi vuole aiutare, anche io non ne ho sempre parlato, ma non ho mai condiviso.
se no niente, dobbiamo rinunciare a questo meraviglioso momento o mantenerlo per la fine, per lasciarci con gioia e con la voglia di ritrovarci per ballare, e quindi magari passiamo, mentre si risolvono le questioni tecniche, passiamo a qualche domanda, se ce ne sono. Sì, io diciamo non voglio prendere, però forse tutti stanno pensando alla bellezza e alla complessità e alla rilevanza, tutte le parole che uno può sentire, diciamo, nel corpo e nella mente. Io però vorrei condividere una cosa e poi chiedere, diciamo, nell'esperienza traduttiva quanto questa mia convinzione ha un senso. Io ho incontrato Fred e Denise, non mi ricordo particolarmente di Stefano, ma perché credo che Stefano fosse stato, diciamo, rapito da Valentina Desideri per andare a Napoli, godersi il bel tempo, il bellissimo lungomare. Però mi ricordo invece molto bene che fui molto colpita dal suo intervento. Era un convegno organizzato da Miguel Mellino su Frantz Fanon un po' di anni fa, ed ero io, mi ricordo, diciamo, la cosa più forte che mi è rimasta veramente proprio come una pulsazione nella carne di questa, forse non credo che avessi capito tutto quello che Fred stava dandoci, ma avevo capito che insomma aveva una risonanza straordinaria. Quindi quando sento queste cose non mi trattengo, per quanto, diciamo, Fred avesse anche, diciamo, una sua fisicità un po', diciamo, senza conoscerlo in un qualche modo un poco, insomma, ero timorosa di questo avvicinarmi a lui, ma lo feci e gli dissi: Fred, io non so se ho compreso tutto, quello che posso dirti è che io ho dedicato la vita alla decostruzione, a Jacques Derrida. E lui si fece uno dei suoi bellissimi sorrisi e mi disse: non c'è nulla che io metta su pagina o che viva nella mia vita che non sia dedicata a lui, a questo pensatore. Ora, chiaramente, chi mi conosce può immaginare, diciamo, il thrill che mi venne nella schiena, e quindi decisi che volevo capirne meglio, volevo studiarlo, volevo conoscerlo meglio, e siamo anche diventati amici proprio su una pubblicazione poi che era stata fatta in onore di Catherine Malabuma, da cui, diciamo, alcuni di noi invece avevano, rispetto a cui avevano una posizione molto molto critica, e la condividemmo anche a Bristol quando lui venne a Londra 2 o 3 anni fa. Di nuovo circondato da una quantità straordinaria di ragazzini, di personaggi straordinari coinvolti nella musica, nell'underground. Quindi, voglio dire, tutti i miei incontri con lui, e dico lui perché poi con Stefano invece è tutta un'altra, diciamo, sensibilità molto più, tra virgolette, un po' ribelle, un po' dissacratoria. Mentre invece per me, insomma, In the Break in particolare, ma anche insieme di Under Commons, hanno costituito proprio quasi dei testi sacri. Ma non è questo. Perché dico questa cosa? Perché per me sentire Fred in particolare, sia quando, diciamo, articola il pensiero, sia quando ci espone alla musica, sia quando scrive poesia, e Manuela lo sa perché ne abbiamo parlato a lungo, è una cosa, come diceva pure Justin, di un tale bene all'animo, però non solamente perché è un invito a forme altre, forse desiderate, in silenzio ormai da molti di noi, ma per me in particolare, perché io proprio sono in totale, assoluta ammirazione del fatto che lui riesca a tradurre, quindi, diciamo, di nuovo la questione traduttiva importante, questo pensiero della
della decostruzione dell'impianto dialettico del mondo in una forma che io in particolare continuo a mantenere all'interno di un recinto che per me è un recinto di totale apertura, che è la letteratura, soprattutto poi quella nera e femminile, ma non è nemmeno, diciamo, è proprio perché io ci sento il palpitare di una vita che credo l'Occidente non riesca proprio nemmeno più a considerare nel suo panorama, diciamo, di esistenza. Quindi quando io lo ascolto, ultimamente ha fatto un'ultima lezione a cui io e Emanuela partecipiamo proprio con i cartelloni, diciamo, siamo proprio delle fan, dove lui si è molto molto soffermato su questa eredità derridaiana e decostruttiva. È veramente straordinario che da questa tradizione radicale nera e da questo impegno straordinario di questo pensatore, ma è ovvio che, diciamo, lo condivido con Denise e con Fred, ma anche con tutto il gruppo che oggi si è riunito qua, lui riesca a dire con una lingua anche così comunicativa per chi vuole capire. Io vengo dalle avanguardie storiche, mi ricordo che Beckett continuava a dire: il problema è vostro, se non volete capire, noi non possiamo semplificare. E lo sforzo e proprio la sfida è alla complessificazione, alla complessità. Che però lui riesca proprio, che questo pensiero, con tutte le tradizioni a cui fa riferimento, riesca a dire che bisogna uscire che bisogna decostruire, che non è parola generica, ma è impegno di studio, proprio inteso come pensiero e pratica continua. Bisogna liberarsi da questa enclosure, se enclosure era anche un testo, diciamo, una parola importante, pure per un altro testo fondamentale, Lose Your Mother, di Sadie Hartman. Cioè bisogna tentare quanto più è possibile ricordo un bellissimo intervento di Denise che diceva, continuava a dire, perché non sentiamo l'orrore delle morti nelle varie trench town? Probabilmente perché i bianchi, tra cui ovviamente devo essere anch'io, sono anch'io, perché non è nemmeno così tanto, diciamo, la reazione alla violenza, ma quanto invece sentiamo, l'Occidente sente che deve controllare la struttura dialettica di quella che ha provocato quell'uccisione. Quindi non è nemmeno, diciamo, una questione di mancanza di reattività alla violenza, all'orrore delle morti di ragazzini, di altri, cosiddetti altri, ma è proprio il fatto che quell'azione della poliziesca, eccetera, eccetera, debba salvaguardare l'impianto che ci permette, che permette ad alcuni di avere una garanzia di vita. Credo che questo libro entri molto in questa questione. Manuela mi ha, diciamo, si è interfacciata con me su queste, diciamo, risonanze derridaiane e, diciamo, credo che le abbiamo anche molto provate a mettere in evidenza, non per differenza ma per integrità con tutto questo discorso. Mi farebbe però piacere sentire Manuela su questa riflessione, che un po' è una cosa antica, perché io metto in croce un po' tutti come Justin, non tanto sulla precisione delle parole, quanto, diciamo, su questa questione della decostruzione, che per me è motivo di vita, di studio, di scrittura e di didattica, di tutto quello che, diciamo, faccio nella vita. Grazie moltissimo. Grazie Silvana. Sì, il linguaggio è un linguaggio abbastanza complesso, proprio perché ci ho pensato, come dice l'autore, non è neanche tanto una questione di
gli autori nell'intervista finale di intertestualità, non è una semplice intertestualità. Sicuramente ci sono stati dei momenti di aporia, di aporia pura, e tuttavia c'era sempre quell'apertura, quello che mi ha affascinato del processo traduttivo, che c'era sempre questa apertura della parola, che sicuramente da un lato sicuramente c'era il bisogno della traduzione precisa, perfetta, come diceva anche Justin, no? Non si poteva sfuggire da un altro, deve essere letterale. Abbiamo avuto anche un confronto con gli autori su questo, sul sottotitolo del libro, no? Sulla necessità dell'aderenza a quel tipo di lingua complicata, che sicuramente deve molto alla ricostruzione. Freddy lo dice in molte interviste, anche se le sue fonti sono veramente innumerevoli. L'ensemble teorico di Fred va dal femminismo nero a Deleuze, Guattari, va a Derrida, veramente è tanto, tanti riferimenti. Però allo stesso tempo c'era, oltre a questa necessità di tradurre la parola in modo preciso, questo sforzo di estenderla. Ecco, un'altra parola che Fred usa attraverso Derrida e Fanon quando parla di estensione del marxismo, no, nei dannati della terra, rifacendo a sua volta a Cedric Robinson sul marxismo nero. Quindi sì, ho tenuto in mente sicuramente quella precisione, quella necessità del linguaggio di decostruire, che non è facile. Però allo stesso tempo sentivo che c'era questa spinta, no? Questa spinta a, non so come spiegarla. Non ho le parole per dirlo. Però ecco, questo libro veramente è un tentativo di non chiudersi in tutti i sensi, di non rinchiudere neanche la parola, veramente, no? Ed è un equilibrio veramente sottile, di riuscire a mantenerla dentro quella cornice, ma allo stesso tempo di farla uscire fuori da quella cornice. Forse questo era tutto il gioco di parole che si faceva a un certo punto sull'esterno dell'interno e l'interno dell'esterno. Non c'è un modo per parlare in modo, cioè non c'è un modo semplice per parlare di queste cose. Non ci sono parole altre, eppure le parole ci sono. non mi vengono in mente adesso così a caldo delle forse sono un poco stanca, non so, sarà l'effetto di Zoom. Sarà che ho già parlato troppo, non so. Però non so se avete qualche altra riflessione, qualcosa che veramente vi ha fatto venire in mente questa breve presentazione. Non so se c'è qualche studente, qualche studentessa, visto che si è parlato della studentessa. Manuela, mi senti? Sì. Ci sono io come studentessa, ti volevo chiedere qualcosa in più quando hai citato Nat Mackie a proposito della musica, del suono, perché io ho avuto l'onore di conoscerlo, di vederlo quando insegnava a Santa Cruz, però non ho ben colto, quando l'hai citato, in che frangente, diciamo, ti è venuto in mente questo collegamento e anche il collegamento con Fred Moten. Sì, e sempre nel capitolo della stiva della nave, come ho detto, c'è a un certo punto poi questo movimento dello spiralare, dello spiraleggiare giù nella stiva della nave. Qui viene chiamato in causa innanzitutto Wilderson, quindi l'afropessimismo, che ci dice appunto che c'era fantasia nella stiva della nave. E Nat Mackie è richiamato da Fred perché attraverso lo Splay Anthem, ma soprattutto attraverso la sua discussione su Mu, che è musica, che è radice polisemica di musica, di mythos, di mitologia, ma è anche quella musica di San Ra, è anche un pianeta, un'isola contrappuntistica che si trova sotto l'Atlantico Nero. E allora c'è questa bellissima parte in cui comincia la citazione, no, di Mu,
e anche dell'isola contentistica Display Anthem, ed è proprio il momento in cui si scende nella stiva e si comincia ad avere un'idea dello sperimento, del laboratorio linguistico che è avvenuto in quella nave, che non è altro che un eccesso. Era un eccesso, era qualcosa per cui la parola in inglese era proprio excess, mi ricordo, ecco, un'altra parola difficile da tradurre, no? Perché quello che c'era dentro quella stiva era sia un eccesso di senso, ma c'era anche un tentativo di uscire da questa imposizione di senso. Quindi questo è il momento in cui entra Nathaniel Mackie, che è una voce che ispira continuamente Fred Moten. È uno di quei riferimenti veramente, oltre a Orson Peters in questa parte della stiva della nave, è irrinunciabile. È una bellissima parte, diciamo, è stata il saggio 6 è stato il mio saggio preferito, quello in cui ci ho messo più cuore. Grazie Manuela. Niente. Aspetta. C'è qualcosa nel sto leggendo nella chat. Posso continuare ancora, se mi permettete. C'è anche l'idea della chiesa di cui parlava Justin prima, e l'idea ovviamente che il blues, il jazz siano una forma di chiesa, siano stati per i neri la vera chiesa, forse l'unica forma di chiesa. E, un libro può essere una chiesa? Questo libro è una chiesa? Questa domanda è per me. Per entrambi, infatti. Infatti pensavo a te, ma vanno bene tutti. Cioè, io penso che la musica è sempre spiritualità, è quello. Cioè, il fatto che non è facile gestire un linguaggio proprio di parole intorno alla descrizione di musica, fa sì che va ben oltre alcune cose che riusciamo a cogliere con la testa, e quindi dobbiamo entrare in un'altra meditazione per arrivarci. E in un certo senso con la musica ci andiamo tranquillamente, ci sentiamo molto liberi di farlo. In altri aspetti, anche nelle arti visive, aspettiamo qualcosa di molto più esplicativo per qualche strano motivo. E credo che anche dai libri aspettiamo qualcosa di molto già spiegato, ben definito, mentre in realtà forse questa apertura che ci permette la musica di non avere le parole giuste per poter descrivere questa cosa è uno stato forse importante. Ora, se possa essere una chiesa, dipende come viene vista la chiesa, se viene interpretata come un luogo dove si riesce a andare oltre tutte queste cose fisiche, materiche e anche intellettuali, forse sì. Però di sicuro un libro può essere un modo per liberarci. Io, quando parlava prima Manuela di questa ricerca di parole, io penso, e del fatto che il libro è un po' un vocabolario, questo è verissimo come cosa, e credo che non solo il libro è una specie di vocabolario, però anche la traduzione del libro è un invito a creare un nuovo vocabolario, e questa è una cosa che è nata da questo processo. E oltre a nascere nuove parole e termini, ci rendiamo conto che quelli sono termini che magari non sono adatti, che ancora non sono esattamente quelli che devono essere, e quelle incertezze sono quelle cose che magari ci lasciano ancora qui a discutere, a riflettere se questa è la, cioè, quando diciamo questa parola, di che stiamo parlando esattamente, e cosa ci porta, cosa ci comunica. E secondo me questo può essere un modo molto
interessante per incorniciare questo lavoro e il ruolo del libro nella spiritualità. Grazie. Vedo che Tiziana ha condiviso il discorso che ha fatto Fred Moten al Trinity alla Chiesa di New York. Quello è stato un intervento bellissimo che io ho dovuto seguire perché sto facendo proprio una tesi su James Baldwin. Ed era un omaggio alla capacità di James Baldwin di vedere con, per, oltre la gente nera innanzitutto. E mi ricordo che faceva proprio, citava proprio il fatto che James Baldwin era nato in chiesa, la sua lingua era nata in chiesa, era una lingua sperimentale, però una lingua nata nella chiesa, era un predicatore. No? Aveva scelto di andare sul pulpito perché non aveva, per non finire per strada, era un gimlick, lui lo chiama il gimlick, no? E lo ha fatto per 4 anni. In ogni suo scritto James Baldwin non c'è una parola che non venga dal pulpito. E quindi sicuramente la chiesa è il luogo sperimentale di questa nerezza. E quell'intervento che ha fatto al Trinity di Fred Moten è veramente commovente. Fred Moten si commuove, Fred Moten si asciuga gli occhi, e da quell'intervento che è nato poi questa collezione di poesie bellissima, All That Beauty, dove la parte essenziale è quel them and them, no? L'ho fatto con loro, l'ho fatto, sono tutte le poesie, prima di della poesia c'è sempre questa dedica a tutte le persone che sono in queste poesie. Quindi grazie Tiziana, quello è un intervento molto bello. Vorrei condividere qualche domanda, sicuramente Marina Vitale mi sta sollecitando, sono andata su Facebook e ve la leggo. Marina Vitale, la traduzione di questo libro è un corpo vivo che respira e attira l'attenzione sui problemi e le ambivalenze della comunicazione. Io sono particolarmente colpita dalla sensibilità con cui si rapporta alle questioni di genere, utilizzando in modo attento i pronomi e le terminazioni maschili e femminili, e in modo altrettanto attento e profondo il non visivamente intrusivo Shva, che ci ricorda continuamente, ma in modo non invasivo, come la questione tocchi un nervo scoperto. Anche in questo caso, interruzione della banalità e dell'abitudinario a cui Emanuela si sta riferendo. Ciao Emanuela, bravissimi voi team di traduzione. Quindi credo che, diciamo, se nel rispondere io cerco di vedere le altre, così ve le pongo. Sullo Shua forse Chiara vuoi dire sì. Sì, sì, sì. Ma allora, grazie per questa domanda, perché sicuramente apre una delle grandi questioni che hanno un po' attraversato tutta la traduzione, perché abbiamo avuto un grande momento di dialogo all'inizio rispetto a quali sarebbero state le nostre scelte rispetto all'utilizzo eventuale della Shua o eventualmente un'alternanza dei generi. Quindi ci siamo posti, diciamo, questa domanda all'inizio del percorso, ed è stato anche molto difficile per noi arrivare in qualche modo a trovare una soluzione che potesse in qualche modo servire al meglio alla bellezza della scrittura, che appunto è sia, diciamo, si manifesta anche proprio nella forma della musicalità del testo, e quindi come riuscire ad essere estremamente attenti e in qualche modo a trasformare anche, se volete, il terreno, diciamo, del linguaggio in un terreno di lotta, e senza voler in qualche modo prendere una posizione o un'altra, ma come riuscire magari a restituire anche delle soluzioni che non sono sicuramente perfette, che sono sicuramente incomplete. E quindi la scelta che diciamo è stata fatta all'inizio del processo, o diciamo la scelta all'inizio del processo era stata quella di utilizzare l'alternanza di generi, anche perché effettivamente gli autori, laddove vogliono sottolineare, hanno assegnato in modo molto preciso anche delle connotazioni appunto di genere. In questo, tra questo momento di dialogo iniziale e la pubblicazione, c'è stato un bellissimo momento di scambio con gli autori,
nei quali abbiamo ovviamente portato le nostre difficoltà ad arrivare ad una, a delle soluzioni soddisfacenti, e abbiamo ricevuto una risposta molto bella, che è stata quella di fidarci di noi stesse, di noi stessi, di scavare, diciamo, nelle nostre esperienze, di utilizzare l'intuizione per capire dove sarebbe stato necessario identificare un genere, dove utilizzare la Shua in qualche modo. Quindi ci hanno dato proprio una grande indicazione, secondo me, appunto, non di come dire, prendere con superficialità questa questione del genere, o dando una soluzione che in qualche modo rispondesse in modo unico, ma invece ci hanno spinto ad andare veramente a scavare, a capire là dove avremmo potuto usare una soluzione piuttosto che un'altra. Quindi in qualche modo anche alla fine di questo percorso di traduzione abbiamo ripreso in mano la questione, appunto, della Shua e l'introduzione della Shua e l'utilizzo comunque in alcuni casi dell'alternanza di genere, e abbiamo deciso che collettivamente che questa soluzione mista, che appunto non porta all'assunzione, diciamo, di una nuova norma o di una soluzione che include tutte le possibilità, potesse essere un modo di rendere anche visibile il nostro stesso, le nostre esitazioni, le nostre insicurezze rispetto a come muoverci, o comunque anche quanto questo sia ancora un ambito molto aperto di discussione, appunto anche di lotta, no? E quindi è stato un momento molto bello di condivisione tra di noi, inizialmente, e alla fine anche grazie al dialogo che è venuto proprio in relazione anche alle scelte molto chiare anche di True. E quindi è stato veramente un momento molto, molto importante per noi, e gli autori sono stati, secondo me, appunto, molto generosi nel cercare di trovare con noi delle soluzioni e spingerci in qualche modo a scavare. Almeno questo è il modo in cui l'ho vissuta. Non so se qualcun altro del gruppo di studio di traduzione vuole dire qualcosa rispetto a questo. Ovviamente non è che sto interrompendo, però mi fa piacere anche, diciamo, ci saranno molte lettrici e molti lettori per anche, diciamo, rincuorare Chiara con queste scelte difficili ma giuste da incominciare a, no, voglio dire, a far esistere nel panorama anche italiano. Però mi fa piacere, Giulia Crisci ringrazia Manuela e poi continua. A Palermo, quindi mi dispiace che non c'è Carmine, perché avrebbe sentito l'afflato del sud del mondo. A Palermo abbiamo iniziato un gruppo di studi a partire da Under Commons in inglese, che ci aiuta tantissimo a reimmaginare le nostre pratiche politiche e artistiche. Ora siamo felici perché presto potremo condividere la versione italiana, includendo ancora più persone. È un libro davvero importante che cambia il modo di guardare e pensare al mondo. E, sì, il cambiamento, penso, poi posso continuare, grazie mille Emanuele. Posso aggiungere, scusami, che oltre a Palermo c'è una realtà a Cosenza. Io questa traduzione mi ha ispirato anche mia cugina, che studia scienze politiche, ha studiato e insegna scienze politiche all'Università di Cosenza, e c'è un gruppo, le Cosentine in Lotta, che hanno cercato anche di fare un esperimento attraverso gli Under Commons, e che aspettano con ansia la traduzione del libro, proprio perché non tutte hanno studiato l'inglese. Quindi che quest'idea, che proprio la risposta, no? Palermo, Cosenza, chi se lo aspetterebbe, no? Che già da 3 anni Cosenza lavora sugli Under Commons. Quindi queste sono risposte, sono già risposte, quindi sono contenta. Volevo anche aggiungere una piccola cosa, che comunque in questa postfazione, perché abbiamo ripetutamente parlato della postfazione ma non abbiamo mai dato, quindi appunto dato questo momento di studio collettivo, ci è sembrato in qualche modo importante riportare alcune considerazioni all'interno del libro. Per esempio, proprio su questa questione di genere, Carmine di Tamu ha scritto un bellissimo pezzo che proprio traduce queste difficoltà, insomma, riuscire a trovare una soluzione. E quindi invito tutti, appunto, a cercare
tutte a cercare di procurarsi una copia non appena sarà disponibile, scusate per questo ruolo da editrice, ma per poter in qualche modo magari anche vivere con noi, leggere questi grandi momenti di scambio e anche di difficoltà, come già sono stati descritti dalle altre e dagli altri del gruppo. Cari e care, siete stati anche straordinari nei tempi, sono le 16:25 sul telefono, 30, ma non fa niente. Io vorrei chiedere a Chiara, un po' in conclusione, potremmo andare avanti, però è vero anche che al di là della buona volontà c'è anche un po' di stanchezza del mezzo. Sicuramente, diciamo, mi fa piacere se Angelica e Justin, che hanno avuto anche altri, Marina, a Justin lo ringrazio anche per la questione della complessità, ma ci sono tanti commenti, insomma, poi li guarderete con calma. Ma vorrei chiedere a Chiara, a Justin, se ci può dire qualcosa in più anche di Black History Month, che veramente, diciamo, io quando l'ho scoperto ho pensato da qualche parte c'è anche veramente un mondo molto più capace di intervenire anche istituzionalmente in delle politiche italiane, quindi veramente tutto il mio rispetto, apprezzamento e felicità che fate queste cose, ma anche a Chiara per concludere, poi io avrei molto piacere di avere un attimo di danza, anche se da sola, ma telematicamente, diciamo, in contatto. Però anche Chiara, perché so che questo libro, che ripeto, diciamo, potete già acquistare sulla piattaforma di Tamu, se non sbaglio, e non so bene su Archive Books, ma che esce in libreria con l'aiuto delle librerie, Tamu sicuramente, diciamo, se ne farà portatore immediato, ma il 3 marzo. Quindi vi prego, se si può ancora un po' correre, correte a avere nelle mani questo manifesto di un altro mondo, ma soprattutto so che Chiara, che poi voglio dire veramente, io la ringrazio come penso lei possa sentire, per il lavoro straordinario che la sua casa editrice, ormai diciamo che c'ha anche un'esperienza, sta facendo, continua a fare in questo nomadismo straordinario che per me Chiara interpreta, incarna proprio. Però so che questo è un libro che inizia un progetto un po' più grande, quindi diciamo, se Justin, diamoci questi, diciamo, questi momenti a venire in cui ci rincontreremo, se vorrete, noi vogliamo sicuramente. Quindi se Justin ci dice un poco brevemente, certo. E poi Chiara conclude, poi la musica, e ci lasciamo con grande gratitudine e grande affetto. Sì, grazie per l'invito di andare un po' oltre anche nel contesto di Black History Month Florence. Negli anni il progetto ci siamo capiti, cioè il progetto sono io e Coderigo insieme a Janine, Gael, Giugi, che è basato in Marrakesh. Insieme abbiamo capito subito che una cosa che già negli Stati Uniti si sapeva è che il mese non basta, non, in un certo senso il mese è solo una scusa per trovarci insieme e che il lavoro deve essere continuo. E quindi noi abbiamo negli anni sviluppato 5 progetti di ricerca che sono continuativi. Uno all'interno, cioè in dialogo con i vari archivi italiani, e collezioni private, pubbliche, di riflessione, di raccolta di materiale e di riflessioni. E io in questo momento mi trovo al numero 20, perché uno dei nostri progetti di ricerca è una residenza di ricerca dove invitiamo un gruppo, piccolo gruppo di artisti afrodiscendenti basati in Italia, a venire insieme per,
per trovarci insieme, cioè senza un'interfaccia pubblica, senza un evento, solo per trovarci insieme per 10 giorni a pensare insieme. Questi sono solo esempi, abbiamo un progetto di ricerca anche all'interno degli Uffizi che ora è nel secondo anno, che porta avanti riflessioni sulle figure africane nei loro quadri, però cioè, in generale trovare, diciamo che nel nostro programma di solito abbiamo 60 eventi ogni febbraio, che stranamente siamo riusciti a fare anche quest'anno, che è molto più virtuale, però diciamo che ci sono tanti eventi anche in persona qua a Firenze. Io l'invito che farei, ovviamente potete vedere e leggere il resto del programma, rimarranno una 15 di eventi ancora, e poi ovviamente noi facciamo il nostro meglio per mantenere una specie di archivio di quello che è successo, soprattutto quest'anno, e quindi c'è tantissime conversazioni, video. Abbiamo documentazione di tutte le mostre, interviste con artisti, dialoghi, si prova a mantenere un po' tutto in modo che la gente può trovarlo, e oltre a queste cose che sono un po' più semplici, con un po' di calma ovviamente, perché il nostro sito non siamo autogestiti in tutti i sensi, cioè anche l'aspetto istituzionale è un'interfaccia che facciamo per cercare di entrare in dialogo con le realtà che hanno voglia di accompagnarci in questo viaggio, e abbiamo bisogno sempre di più persone per entrare in questa dinamica e riuscire a avere una conversazione abbastanza ricca da contenere quello che rappresenta l'afrodiscendenza in questo paese. E quindi io più che altro porrei un invito a chi vuole non solo seguire, ma magari a raggiungerci, lavorare insieme a noi nella costruzione delle cose. Gli eventi non sono curati esattamente, cioè noi riceviamo proposte e copromuoviamo alcuni eventi, sono alcuni eventi che mettiamo in atto direttamente, altri dobbiamo la logistica che gestiamo, cioè quindi è un misto, come deve essere quando una cosa di partenza è autogestita, e purtroppo anche economicamente è gestita senza appoggio sull'amministrazione, l'abbiamo sempre gestita così, trovando soluzioni di chi può ospitare una persona qua, chi può aiutare in quest'altro modo. E penso che questa è un po' la forza del progetto anche, che non dipende da... ovviamente noi saremo tutti più felici se arrivano dei soldi in appoggio al lavoro, però noi andiamo avanti comunque. E questa è un po' la riflessione che vogliamo dare, che c'è questo lavoro necessario di tutti i giorni che dobbiamo tutti affrontare e andare avanti nel fare, se ci riceviamo i finanziamenti per farlo o meno. E quindi noi ci diamo forza vedendo le persone intorno, vedendo le istituzioni con cui collaboriamo, e entrando, cioè questa è la risorsa più grossa, è questo tipo di conversazione qua, e l'opportunità che ci permette, quindi sono veramente grato. E anche con Archive Books, cioè è una situazione anche con Chiara, che la conosco da un po' di tempo, e la riflessione e la capacità di entrare in più progetti è una cosa che apprezzo moltissimo, e che noi siamo un po' fatti di questo, quindi ci ritroviamo fra un mese, ci ritroviamo fra 2 mesi, è una cosa continuativa. E anche con Angelica, che fa parte di tantissimi progetti nostri, anzi forse li do anche noi, quindi insomma questo è quanto. Passo a Chiara, poi io devo scappare purtroppo. Sì, anch'io dovrei andare, scusatemi, purtroppo devo un impegno alle 16:30, però ecco, vi volevo davvero ringraziare per questo incontro così emozionante, che mi riguarderò poi volentieri, insomma, quindi grazie davvero. Grazie a te, Angelica. Grazie a te, Angelica. Continuiamo a parlare di notte. Sì, certo. Ciao. Ciao. Allora, da dove cominciamo? Sicuramente l'invito è andare sul sito di TAMU, la copia, e conquistarvi una copia. È già possibile, la data del 3 è legata all'uscita in libreria, quindi avete già questa possibilità, invito tutti e tutte a farlo.
L'esperienza di Archive è un'esperienza che si è sviluppata ovviamente molti anni a distanza. Io in qualche modo sono un'italiana all'estero, per cui ho dovuto fare molto lavoro quando sono arrivata in Germania per capire come decostruire tutta una serie di matrici, come dire, imposte, e ho avuto la fortuna di incontrare molte persone, molti autori, autrici, artiste, artisti che sul mio percorso hanno creato, come dire, delle possibilità di nuove aperture, di nuove letture che hanno aiutato a comprendere meglio appunto anche la complessità che spesse volte viene, come dire, si tende ad appiattire invece a inabitare lo spazio della complessità anche quando ci lascia in una sensazione di come dire, di difficoltà, no? E quindi Archive in qualche modo è una realtà che si è sviluppata grazie al contributo di tantissime persone, anche se volessi veramente citarle tutte, tra le autrici, le collaboratrici, le persone che hanno finora portato in questa forma di organizzazione, appunto, che anche Justin descrive sempre molto, come dire, entusiasmante e faticosa, dove bisogna guardare a lungo termine ma anche preoccuparsi della propria sussistenza nel breve termine. È stato appunto un percorso che ancora in divenire, un'organizzazione in divenire. In questo momento siamo 30 persone e lavoriamo da luoghi diversi, da spazi diversi, da regioni del mondo diverse, e questo ci ha aiutato molto a guardare appunto in modo transnazionale, seguendo anche un po' appunto delle metodologie che includono, no, questa modalità di lavoro molto, molto, molto presenti nella nostra pratica. L'incontro con Tamu è stato molto, molto importante, perché è avvenuto anche in questo momento in cui Archive voleva in qualche modo rientrare in Italia anche per unirsi alle lotte, diciamo, sentendo la chiamata, per unirsi alle lotte già esistenti, già molteplici, sicuramente ispirati dal lavoro di Justin, di Angelica, un lavoro comunque fondamentale per poter aprire nuovi spazi di comprensione, di dialogo, di scambio, ma anche di, come dire, del praticare uno stare assieme che va al di là di quelli che sono le modalità che ci vengono in qualche modo imposte. Quindi in qualche modo questo incontro è avvenuto proprio in questo momento in cui si cercava con Archive di riaprire, come dire, una presenza in Italia per unirsi, come dico, a delle lotte, ma anche aprendo uno spazio appunto fisico a Milano, nel quale inseriamo a pensare dei programmi, così come abbiamo fatto a Berlino nei scorsi 10 anni, dei programmi che possano appunto mettere davanti delle voci importanti, secondo noi, della cultura in Italia, e che magari talvolta appunto vengono spinte al di fuori, diciamo, di quelle zone di visibilità. Detto questo, Fred, Stefano e anche Denise Ferreira da Silva, che è stata citata molteplici volte, sono stati assolutamente un incontro per me personalmente, ma anche per Archive, fondamentale, essenziale. Quindi il leggere Fred, Stefano, Denise, questo meraviglioso ensemble, anche Sadia Arman, che già è stata citata, e proprio perché anche tra di loro c'è questa comunione di scambio di pensieri, eccetera, è sicuramente diventato quasi imprescindibile per noi ad Archive anche non confrontarci con tutto ciò che hanno scritto e tutti i loro, come dire, pensieri, perché moltissimi delle autrici, delle artiste, degli autori con cui abbiamo lavorato hanno citato, invitato, diciamo, appunto Fred, Stefano e Denise a contribuire a dei libri che noi abbiamo pubblicato appunto negli scorsi 10 anni. Il percorso che abbiamo iniziato con Tamu vuole essere una collana, quindi anche spingersi, diciamo, utilizzare questa apertura di Under Commons, ma poi provare a creare veramente anche uno spazio di dialogo fra i vari volumi che usciranno. Abbiamo, proprio anche a riferimento a quello che ho appena detto, la speranza di poter tradurre Denise Ferreira da Silva. Non c'è nulla di confermato per ora in questa collana che appunto si chiama Antepolitics, così come è già stato detto in precedenza, e speriamo di poter
abbracciare la scrittura di Denise e portarla in Italia, perché secondo noi appunto ci può aiutare ad immaginare un mondo diverso. E quindi ecco, Antepolitics diventa per noi uno spazio, per noi di Archive, noi di Tamo, uno spazio per immaginare quali letture possono spingerci a immaginare la nostra esistenza all'interno del mondo, anche a spingere o istigare nuove forme di immaginazione. Non so parlare poco, io sono estremamente prolissa, come tutti quelli che mi conoscono sanno. Quindi mi... Solo aggiungere anche che noi pubblicheremo anche per lanciare il libro il 3 marzo in produzione intera sul blog della True, che vi ho allegato, quindi dove insomma troverete parecchi materiali che sono in qualche modo in sintonia, perché penso che in sintonia con questo spirito è stata la costituzione anche di questa unità di ricerca. Quindi technoculture.it pubblicherà l'introduzione il 3 marzo. Perfetto, grazie. Grazie. Chiara, mi piace sempre l'accompagnamento che hai delle onde dell'oceano a Dakar. Io sono estremamente fortunata perché mi trovo in un bellissimo luogo vicino a Dakar. Ce la facciamo a fare quel ballo finale? Chissà se Annalisa vuoi cercare di quello che ho mandato nella chat. Sasaki forse ci aiuta. Io intanto, appunto, perché poi lasciamo con no, la musica, quindi intanto vorrei ringraziare davvero tutto e tutti, grazie per questo lavoro toccante di traduzione, grazie per il tocco e l'amore che ci avete offerto, no, con le vostre riflessioni. Intanto, parlando di suono, aspettiamo le risonanze che avrà gli Under Commons in lingua italiana. Io non vedo l'ora, perché un libro, insomma, come tutte, a me personalmente mi faceva danzare, perché lavorando con la danza era quello, insomma. E c'è qualcuno che poi, no, dice che quando finiscono le parole, tu prima a un certo punto non avevi più le parole, si comincia a danzare, e quindi insomma chiedo, c'è Sasà che ci potrebbe aiutare, e intanto grazie veramente mille a tutte e a tutti. Thank you.
Non so se c'è ancora qualcosa.